stiamo preparando da oggi perché oggi ci siamo rincontrati, quindi abbiamo ancora da rivedere il mister e tutte le persone. Però sappiamo benissimo che è una finale e vincendo possiamo ancora dire la nostra nel campionato, perché fortunatamente le altre squadre stanno perdendo, quindi non dico che sabato sia un punto guadagnato, perché vedendo la partita c'era solo una squadra in campo, però dobbiamo ripartire, secondo me, dalle buone cose che abbiamo fatto sabato. No, io sono qui per imparare, siccome è la prima esperienza in Serie A, sono già contento di essere qui. E davanti siamo bravi, quindi sono già contento, insomma, non contando la partita con Livorno, su 5 partite ho fatto 4 presenze, sono stato fuori solo con la Lazio, che anche lì comunque il mister mi ha mandato a scaldare e potevo essere utile per la squadra. Quindi, per come stanno andando le cose personalmente, è chiaro che a tutti piacerebbe giocare dall'inizio, perché non è che dico, però sono contento di come il mister mi ha inserito nella squadra pian pianino e, come ripeto prima, sono qui per imparare, quindi cioè, accetto qualsiasi cosa. Chiaro che sabato avevo voglia di dimostrare anche per dare una mano alla squadra. E se entrava un palo di quelli che abbiamo preso, forse adesso eravamo tutti contenti e felici. Quindi il calcio è questione di un secondo, però sono sicuro che i 2 punti persi, perché secondo me c'era solo una squadra in campo sabato, li possiamo recuperare benissimo domenica. No, cioè ripeto, sto bene con tutti e non me la sento di fare un nome, perché sono tutti bravi e sicuramente sono tutti che hanno più esperienza di me, quindi son l'ultimo che può dire qualcosa in questo senso qua. Francesco Maran qualche settimana fa ha detto che entrava a Catania, arrivava a Catania uno dei migliori giovani a disposizione in Italia, però ancora ti doveva scoprire. Tu cosa hai scoperto nel frattempo di Catania, del Catania e anche del gioco di Maran? Cosa vuole da te Maran? Vabbè, ho scoperto che come piazza è una piazza calda, però venendo da Bari, cioè, nonostante lì stessimo vivendo dei periodi molto peggiori di questo qui di Catania, sicuramente è una piazza calda, quindi ogni partita il pubblico vorrebbe i 3 punti ed è giusto così, perché poi vedendo la squadra abbiamo la possibilità di vincere qualsiasi partita, che sia contro la Juve, che sia contro il Sassuolo, quindi noi andiamo sempre in campo per raggiungere i 3 punti. E per quanto riguarda invece l'approccio con la squadra, bene, perché all'inizio ero un po' spaventato da tutti questi stranieri, però cioè, mi hanno subito accolto bene, mi hanno detto di stare tranquillo. Il mister mi dà buoni consigli e giocando con 3 punti davanti un po' cioè, mi sta dando una mano anche nei consigli dei movimenti e quindi sto imparando molto dal mister e sono contento. La classifica del Catania in questo momento è complicata, perché secondo te i tifosi in questo momento dovrebbero credere possibile la salvezza? Quali sono le... Perché abbiamo giocato contro una squadra che aveva 10 punti in più di noi e c'eravamo solo noi in campo, quindi cioè, di cosa stiamo parlando? Voglio dire, si può ancora, fortunatamente, come ripeto, le altre squadre non stanno prendendo il volo neanche loro, quindi è brutto dire da domenica, ogni sabato diciamo da domenica, però
è così, perché se le altre squadre non vincono, comunque i punti rimangono sempre a disposizione. E sono sicuro che con l'ottimo gruppo che abbiamo e anche il mister riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Secondo me si può raggiungere. No, mi sto trovando bene, quindi ringrazio chi mi ha portato qua, perché come prima esperienza, essendo una piazza calda e comunque essendo una squadra che ha storia, sono contento di essere qui. Ieri il Presidente ha parlato di te come il secondo giocatore promettente, tu possa dire? No, io in Serie B ho fatto bene, quindi... non sta a me dire se sono un ragazzo promettente o che. So che io mi impegno ogni allenamento per cercare di mettere in difficoltà l'allenatore e sono contento di avere anche una buona concorrenza davanti, perché non è bello giocare se sei solo te che devi giocare, è bello avere la concorrenza e meritarsi il posto, che siano 20 minuti, che siano tutta la partita, è bello meritarsi il posto. Ma il Presidente, da quel poco che io l'ho conosciuto, è con noi, quindi non sta facendo né drammi né si dà per perso, perché forse è il primo che ci crede in questa salvezza, quindi è un'ottima persona da come l'ho conosciuto e non ho niente da dire su di lui. Allora, del passato mi è sempre piaciuto Zidane, e del presente non c'è proprio un giocatore che mi ispiro, però ad esempio io in allenamento mi piace Barrientos e cerco di, magari è quello che ha più colpi, e cerco di magari rubargli qualche colpo, ecco, quello posso dirlo. No, a me piace come ha giocato sabato, infatti a Genova ero partito a destra e un po' anche l'espulsione, poi gli ultimi 10-20 minuti c'erano sempre palle alte, quindi a Genova avevo fatto un po' di più difficoltà a inserirmi, invece secondo me sabato ho fatto una buona partita e per quello che potevo dare ho dato una mano alla squadra.